Posizione del tecnico Brambilla, se è ancora l'allenatore del Foggia o se è stato esonerato? In conferenza stampa per esonerare Brambilla, forse penso di essere stato molto chiaro. Detto fatto, Eziolino Capuano è il nuovo allenatore del Foggia, accordo relativo a 2 stagioni, lo si capiva già ieri sera dalle sue dimissioni dal Taranto, dalla sua non troppo inaspettata presenza allo Zaccheria, ma anche da queste parole dello stesso Nicola Canonico in conferenza stampa. Bisogna avere la serenità di fare questa valutazione sul nuovo, che deve saper gestire un gruppo di giocatori importanti, ma che abbia anche personalità all'interno dello spogliatoio, perché quando qualcosa non va è giusto che intervenga direttamente lui. L'avventura di Massimo Brambilla in capitanata termina qui, dopo soli 3 mesi, dopo sole 6 giornate. Il presidente attribuisce grandi responsabilità alla ormai vecchia gestione tecnica, ma tuona anche contro i calciatori. Ci sono tutti sul banco degli imputati. Prendere tanti gol e subire 3 sconfitte in 6 partite è un qualcosa di folle con la squadra che abbiamo. Bisogna anche capire all'interno dello spogliatoio se c'è qualche mal di pancia di qualcuno, perché se ci sarà lo accompagnerò con me in tribuna a vedere le gare fino alla fine del campionato. A Capuano dunque l'onere di rialzare un Foggia tra le macerie, reduce da 3 pesanti sconfitte in 4 gare, fortemente contestato dal pubblico inferocito dello Zaccheria. Canonico intanto ci tiene a scusarsi. Quando c'è un esonero è sempre un fallimento del club, quindi ho la responsabilità su tutti, quindi chiedo scusa ai nostri tifosi, davvero con la massima umiltà. Ci siamo rialzati da Boscaglia, no? E ci rialzeremo anche da Brambilla, entrambi con la B. Forse porta male prendere gli allenatori che si chiamano con la B come cognome.